Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi continuiamo ancora a parlare di ruote dentate, andiamo ad analizzare un'altra tipologia, quindi una coppia di ruote dentate che in realtà è costituita da una vite e da una ruota elicoidale, cioè quelli che sono noti in terminologia anglosassone come worm gears, quindi ruota, vite senza fine. Bene, questa coppia consente la trasmissione del moto tra due assi sghembi e ortogonali tra di loro. Inoltre ha la caratteristica di fornire un elevato rapporto di trasmissione. Il rendimento è piuttosto basso, ma il rendimento, come vedremo, possiamo giocarlo a favore nel senso di irreversibilità del moto, e questo ci può fare comodo in alcune applicazioni, tipo per esempio nel sollevamento dei carichi, cioè negli apparecchi di sollevamento. Allora, cominciamo innanzitutto a vedere quali sono le principali caratteristiche geometriche e cinematiche di questa coppia, cioè ruota vite senza fine. E quindi partiamo con questo schema, quindi andiamo a rappresentare due viste. Questa è una prima circonferenza primitiva della ruota elicoidale, questo è il centro O2 e abbiamo il raggio R2. Va bene? Ok, allora qui rappresentiamo questa retta tangente a questa circonferenza primitiva, che è tangente in questo punto, che rappresenta il centro di istantanea rotazione nel moto relativo. In contemporanea riportiamo anche questa vista sul lato destro della stessa coppia, quindi possiamo ritenere che questo punto sia ancora O2 su questa seconda vista. Andiamo a prolungare qui e quindi su questa vista questo punto sarebbe P0. Ecco, andiamo ora a rappresentare una circonferenza primitiva della vite, che rappresenta in sostanza in questa vista la intersezione del cilindro primitivo della vite con il piano della lavagna. Ok? Quindi questa è la traccia dell'asse della vite, e quindi la indichiamo con O1. Quindi abbiamo l'asse della vite che è perpendicolare al piano della lavagna in passante per O1, e l'asse della ruota che appartiene al piano della lavagna e passa per O2. L'asse della vite può essere rappresentato ovviamente anche in questa vista, in questo modo, ok? E nella parte superiore rappresentiamo la vista della vite con riferimento a quella circonferenza primitiva che abbiamo appena rappresentato nell'altra vista, ok? In questo modo. Quindi abbiamo un raggio R1 in questa vista, e naturalmente abbiamo lo stesso raggio R1 qui rappresentato. Va bene? Naturalmente questa vite, che la consideriamo a sezione trapezia, va ad ingranare con questa ruota elicoidale il cui asse è sghembo ed ortogonale all'asse della vite. Quindi in realtà c'è una sorta di compenetrazione
di compenetrazione della sagoma della vite nella sagoma della ruota, in modo tale da consentire l'ingranamento tra i filetti della vite e le superfici coniugate della ruota elicoidale. Possiamo rappresentarla in questo modo. A partire dal centro O abbiamo questa rappresentazione e quindi andiamo ancora a rappresentare due circonferenze, una di troncatura interna e una di troncatura esterna, sempre della vite, e naturalmente una è all'interno della circonferenza primitiva, che è questa che sto rappresentando in questo momento, e l'altra naturalmente è esterna, ok, che sto rappresentando in questo modo, quindi di raggio maggiore a raggio primitivo. Naturalmente i denti della ruota elicoidale che ingranano con i filetti della vite, che in questo caso hanno una denominazione particolare, si chiamano principi, e naturalmente non devono toccare il fondo della vite stessa, e quindi la cresta del dente della ruota elicoidale naturalmente è un po' più bassa rispetto alla circonferenza di fondo della vite, ok? Analogamente il fondo dei denti della ruota elicoidale saranno più profondi rispetto alla cresta della vite, così come vi sto rappresentando, va bene? A questo punto vado a proiettare anche questa circonferenza su quest'altra vista e abbiamo individuato questo punto. Allora, se noi qui immaginiamo di fare riferimento ad una sezione di questa ruota elicoidale, dobbiamo prolungare così come sto facendo, tenendo presente che questo punto sarebbe l'equivalente di questo, eh? Cioè, per capirci, questo è il raggio R2 e naturalmente l'R2 sarà anche questo, perché fa riferimento ovviamente alla stessa circonferenza, giusto? Ok, quindi a questo punto abbiamo la corrispondenza della vite nella parte inferiore, ma che naturalmente questa deve affondare ulteriormente, e quindi diciamo che abbiamo questa altezza che dovremmo riportarla qui, e questo sarebbe il fondo del dente nella parte inferiore del disegno, così come vi sto rappresentando. Ok? Analogamente a quanto fatto sopra, questo è quello che otteniamo. Questa è la parte in cui viene accoppiato l'albero, quindi possiamo rappresentarlo in questo modo, e quindi alla fine in questa vista la ruota elicoidale è la seguente, che adesso vi vado a ricalcare. Naturalmente questa parte centrale risulta sezionata.
Eccoci qua, quindi questa è la rappresentazione della ruota, ok? In questa vista. Qui abbiamo la rappresentazione della vite che naturalmente la vediamo come se fosse un rettangolo con riferimento al cilindro primitivo, però naturalmente abbiamo dei denti. Ecco, che cosa accade nel momento in cui assumiamo un filetto trapezio della vite? Se noi immaginiamo di tagliare con questo piano perpendicolare al piano della lavagna, quindi che taglia in maniera ortogonale l'asse della ruota elicoidale e contiene l'asse della vite, ecco, quello che otteniamo, e lo vediamo bene in quest'altra vista, è un accoppiamento brocchetto-dentiera. Ok? Quindi questo problema tridimensionale, ok, si riduce ad un problema piano, perché tagliando il filetto a sezione trapezia noi otteniamo proprio la sagoma della dentiera per un profilo ad evolvente. Conseguentemente la sagoma del dente in questo piano di intersezione, che poi è ribaltato e sarebbe questo, è un evolvente di circonferenza, come il rocchetto della dentiera che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Ok? Allora, vediamo di dare questa rappresentazione in quest'altra vista. Questa è la cresta del dente della ruota elicoidale, ma questo è il fondo della vite in questa rappresentazione. Naturalmente me la riporto anche qui con questo disegno, va bene? Mi riporto questo punto e mi riporto anche la cresta del dente, ok? In questo modo. Come vi avevo preannunciato, qui che cosa otteniamo? Otteniamo una sagoma trapezia, ok? Ed è quello che sto andando qualitativamente a rappresentare, ok? Cioè qui vedo proprio una dentiera a fianchi rettilinei, quindi sarebbe il caso di una evolvente quando ho una primitiva rettilinea. Questo è quello che otteniamo. È naturale che il profilo coniugato a questo è un evolvente di circonferenza, quindi mi ritrovo proprio in una situazione, ripeto, rocchetto dentiera nel piano di sezione. Ok? Bene. Allora, se vogliamo provare a dare una rappresentazione proprio della vite, vi riporto anche nella parte superiore quello che è, diciamo, la cresta e il fondo del dente o del filetto, perché in realtà qui ho un cilindro primitivo, un cilindro esterno e un cilindro interno, perché siamo in tre dimensioni, naturalmente. Allora, possiamo dare questa rappresentazione in cui possiamo vedere una parte del filetto. Allora, proviamo a dare questa rappresentazione. Questa è l'intersezione del piano della lavagna con la parte superiore della vite. Ok? Questo è quello che abbiamo, e pertanto possiamo andare a congiungere questi spigoli. Quindi, per esempio, questo lo congiungiamo con questo lo congiungiamo con questo, e così via, per dare una rappresentazione in
vista della, della lite. Ma diciamo che questo è soltanto per rendere le cose più intuitive. Questo è quello che vediamo della, vite, ma quello che ci interessa, ripeto, è che l'intersezione di questo piano ribaltato mi dà un accoppiamento, appunto, rocchetto-dentiera, e anche qui vado a mettere in evidenza la parte che ci interessa e i fini di quanto stiamo per dire ai fini della definizione delle caratteristiche di questa coppia ruota vite senza fine. Ok, allora andiamo avanti e facciamo uno schema diciamo meno costruttivo e che sia più diciamo semplice, finalizzato alla definizione delle caratteristiche, appunto. Allora, abbiamo capito come stanno le cose, quindi questa volta mi conviene rappresentare questa coppia ruota vite senza fine in maniera più semplice, in questo modo, quindi meno fedele alla parte costruttiva. Questo è P con 0, questo è R2 e questa sarebbe la vite di raggio R1, va bene? Di raggio R1. Allora, immaginiamo che qui abbiamo una velocità angolare di rotazione della vite e naturalmente il moto viene trasmesso conseguentemente alla, ruota. Quindi questa è la velocità angolare omega 2. Quindi abbiamo omega 1 R1, omega 2 R2. Questo è il centro O2 con riferimento a, quell'altro, schema. Allora, parallelamente qui riporto un cilindro in tre dimensioni, un po' in maniera analoga al ragionamento che abbiamo fatto a proposito delle ruote a denti elicoidali, ok? Naturalmente questo sarebbe il cilindro, della vite, quindi questa è la velocità angolare omega 1, e la cosa interessante è che su questo cilindro primitivo, che ha naturalmente raggio R1, questo è il centro 1 per esempio, andiamo a rappresentare più di un'elica, non soltanto una, così come abbiamo fatto per le ruote dentate cilindriche a denti elicoidali. Va bene? Allora andiamo a rappresentare una prima, elica qualitativamente, facciamo in questo modo, e ne rappresentiamo una seconda per esempio, ma possono essere anche più di due per non complicare troppo il, disegno. Va bene? Le ho fatte di colore diverso, sono due eliche che hanno lo stesso passo, inteso come passo dell'elica, va bene? Ma sono traslate l'una rispetto all'altra, ok? Quindi il passo dell'elica che posso rappresentare qui per quella gialla, visto che sto usando i colori, è uguale al passo dell'elica, diciamo, bianca con riferimento ai colori, per quanto vi ho appena detto. Quindi è la stessa elica con lo stesso passo sullo stesso cilindro primitivo, però una è traslata rispetto all'altra, va bene? È traslata rispetto all'altra, ma in che modo è traslata? È traslata in modo tale che queste distanze naturalmente sono uguali tra loro, e le vado a indicare come passo assiale. Va bene? Quindi esiste un legame tra il passo dell'elica e il passo assiale che dipende dal numero di eliche, giusto? In questo caso ce ne sono due, per cui risulta che il passo dell'elica è due volte il passo assiale. Se fossero tre, il passo dell'elica sarebbe uguale a tre volte
il passo assiale. Ecco, questo è un discorso importante che caratterizza un po' questa tipologia di ruote. Quindi cominciamo a scrivere che il passo dell'elica è uguale al prodotto del numero di eliche, che in questo caso si chiamano principi, ok? E indico con Z1, moltiplicato per il passo assiale. Va bene? A questo punto prendiamo come riferimento un punto che si trova su una di queste eliche, e quindi questo raggio R1, tutto il cilindro come corpo rigido sta ruotando di una velocità angolare omega 1, va bene? Ecco, qui si ha l'accoppiamento naturalmente con il dente coniugato della ruota elicoidale, cioè di questa. Ma siccome qui abbiamo quindi un movimento di rotazione della vite, ma se consideriamo il punto appartenente all'elica, cioè che si muove, scusate, sull'elica, il suo moto è elicoidale perché deve seguire l'elica, quindi ha una componente tangenziale rispetto a questo asse della vite ed una componente assiale. Va bene? Andiamo quindi a mettere in evidenza questo fatto. Allora prendo una tangente all'elica, che è questa, che naturalmente sarà inclinata rispetto alla tangente, la circonferenza passante per questo punto può essere per esempio questa, di un angolo che rappresenta l'angolo dell'elica. Andiamo a rappresentare dei vettori velocità. Quindi ho un vettore velocità che è tangente all'elica, che presenta, per quanto appena detto, una componente circonferenziale e una componente assiale. Ok? Così come sto rappresentando. Quindi questa è perpendicolare all'asse, è posta ad una distanza R1 da questo centro, e l'altra è proprio parallela all'asse. La somma vettoriale delle due componenti mi dà questa velocità totale di un punto che si muove su questa elica e quindi che ruota e trasla verso l'alto. D'accordo? Allora, se noi immaginiamo di considerare un certo intervallo di tempo, immaginiamo un intervallo di tempo definito, un delta t, in quell'intervallo di tempo io ho una rotazione dovuta alla velocità angolare omega 1 che è calcolabile come il rapporto tra lo spazio in termini di angolo, quindi 2π, che sarebbe la rotazione completa, diviso la velocità angolare omega 1. Quindi in realtà a questo punto, per fare un giro completo di 360 gradi, impiega il tempo delta t alla velocità angolare omega 1, giusto? Moto circolare d'uniforme. Nello stesso intervallo di tempo, questo punto si muove assialmente di una quantità che naturalmente corrisponde al passo dell'elica, giusto? E di moto rettilineo e uniforme, giusto? Quindi possiamo anche scrivere che delta t è uguale allo spazio, ma in questo caso sarebbe il passo dell'elica, diviso questa velocità che vi interessa. Ma questa velocità possiamo indicarla come una V con 2, sarebbe questa componente della velocità, ok? Quella assiale, giusto? Ecco, ma siccome noi ci stiamo muovendo sulla stessa elica, naturalmente questi due intervalli di tempo sono identici, perché il tempo che impiega il punto a fare un giro di 360 gradi è lo stesso tempo che impiega per spostarsi assialmente di una quantità che è pari al passo dell'elica. Cioè, morale della favola, il punto parte da qui,
fa un giro completo e si trova poi in asse qui sopra, giusto? Quindi questi due intervalli di tempo devono essere uguali. Questo mi consente di uguagliare i secondi membri di queste due equazioni e quindi di scrivere quanto segue, cioè 2π omega 1 deve essere uguale al passo dell'elica diviso questa componente di velocità u con 2, ok? Mentre quest'altra, lo andiamo a mettere in evidenza, è una v con 1 che è uguale ad una omega 1 r1, ok? Benissimo. Allora, altra cosa che sappiamo, che abbiamo appena messo in evidenza, è che il passo dell'elica è uguale al numero di principi per il passo assiale e quindi questa relazione naturalmente può essere tenuta in conto in quella che abbiamo appena scritto. Questo mi consente di andare ad esplicitare la V con 2, quindi la V con 2 sarà uguale a Z1 per il passo assiale per omega 1 diviso 2π, va bene? E questo per quanto riguarda questa analisi cinematica sulla vite. Però attenzione, perché la vite naturalmente si accoppia con la ruota elicoidale, e noi alla fine vogliamo arrivare ad esprimere il rapporto di trasmissione caratteristico di questa particolare coppia di ruote. Ok? Ecco. Che cosa succede? Succede praticamente che siccome vite e ruota sono disposte ortogonalmente, quindi sono sghembe ma ortogonali, ecco, se voi immaginate questo cilindro qui posizionato, questa componente assiale è quella che effettivamente si trasmette alla ruota, ok? Va bene? Perché è assiale, quindi parallela all'asse, e quindi è quella che viene trasmessa alla ruota per generare la velocità angolare omega 2, giusto? Benissimo. E allora possiamo andare a rappresentare quella stessa velocità in questo punto, va bene? In questo modo, e questa è la velocità V con 2, che è quella componente. Allora, andiamo avanti, questa è la velocità che viene trasmessa alla ruota elicoidale. Ma noi conosciamo naturalmente il raggio primitivo R2 e quindi possiamo andare a calcolare di conseguenza la velocità angolare omega 2 come la V con 2 diviso R2, ok? Ma la V con 2 l'abbiamo appena espressa in questo modo, quindi facciamo alcuni passaggi. Quindi abbiamo Z1 PA omega 1 diviso 2Y R2. Ho semplicemente sostituito a V con 2 l'espressione che abbiamo ottenuto prima. E così abbiamo espresso anche la velocità angolare omega 2. Questo ci consente di ottenere l'espressione del rapporto di trasmissione, quindi rapporto di trasmissione uguale a omega 1 diviso omega 2, che ricavo da qui, quindi omega 1 diviso omega 2, qui ho 2y r2 diviso Z1 I con A. Quindi omega 1 diviso, allora attenzione, no, allora omega 1 diviso omega 2, ottengo l'inverso di questo, 2, sì, quindi omega 1 diviso omega 2, Z1PA. Questa è l'espressione del rapporto di trasmissione. Oh, però attenzione, qui compare il raggio
primitivo di questa, ma questa, da quanto detto prima, può essere vista come una ruota ad evolvente, e quindi è naturale che affinché si verifichi l'ingranamento tra questa ruota elicoidale e la vite, è ovvio che il passo assiale, che poi corrisponde al passo della dentiera ottenuta dalla sezione, deve essere uguale al passo della ruota, cioè a questo qui. Quindi se qui vado qualitativamente a rappresentare questo arco sulla primitiva, che rappresenta il passo della ruota, questo passo è proprio uguale al passo assiale della vite. Questa è la corrispondenza, questo è il passo assiale, va bene? Cioè in questa sezione, per capirci, qui è come se avessimo il dente così rappresentato, va bene? Parlo sempre della sezione, ovviamente. Quindi quello è il passo della ruota coniugata alla vite, che coincide con il passo assiale della vite stessa, ok? Ma quindi il passo della ruota, che è uguale al passo assiale, è uguale a pi greco n, giusto? Per le ruote ad evolvente. Ma io so anche che R2 è uguale ad mz2 mezzi, va bene? E che quindi da qui posso esplicitare il modulo è uguale a 2R2 diviso Z2, che posso andare a sostituire qui, e quindi ho 2pi greco R2 diviso Z2, ok? Quindi il modulo lo sostituisco qui, e sono riuscito ad esprimere il passo assiale, che è uguale al passo della ruota coniugata, in questa forma qui. E quindi posso andare a sostituire nella relazione del rapporto di trasmissione. Quindi qui ho 2pi greco R2 diviso Z1, e qui ho 2pi greco R2 sostituendo Z2 che va al numeratore. Questo e questo si semplifica e ho il risultato finale. Risultato finale lo riscrivo, tau uguale a omega 1 diviso omega 2 è uguale al rapporto, in maniera molto semplice, Z2 diviso Z1. Questa è l'espressione finale. Quindi alla fine che cosa abbiamo capito, che cosa abbiamo dimostrato? Che il rapporto di trasmissione è dato dal rapporto del numero di denti della ruota diviso il numero di denti, ma in questo caso rappresenta il numero di principi, ok? Cioè il numero di eliche, detto in maniera più semplice. Quindi questo numero è molto piccolo e questo numero è solitamente molto grande, va bene? Allora, a conclusione di queste prime considerazioni, io vi voglio far vedere un esempio concreto di questo, di questa coppia. Possiamo zoomare un po'? Sì. Questo è l'accoppiamento di cui stiamo parlando. Quindi abbiamo l'asse della ruota, che è quella gialla, diciamo, in quanto è fatta di bronzo, che è questo l'asse, con l'asse della vite. Come vedete, questi due assi sono sghembi, nel senso che non sono complanari, ma sono ortogonali, no? A 90 gradi. Quindi qui abbiamo la forma della ruota, come vedete è una ruota elicoidale, ma i denti hanno una forma un po' particolare, soltanto se consideriamo la sezione media perpendicolare all'asse, vale quanto abbiamo appena detto. In realtà, dal punto di vista costruttivo, la ruota elicoidale si ottiene per il viluppo con un utensile particolare che è chiamato creatore. Va bene? Ecco, la cosa
ancora interessante, qui c'è anche il cuscinetto accoppiato in quanto smontato naturalmente. La cosa importante è che se guardate con attenzione la vite, poi magari facciamo girare per guardarla da vicino, guardiamo la vite, ecco, se la guardiamo dall'alto possiamo accorgerci che ci sono più eliche, cioè più principi, contrariamente alla vite tradizionale utilizzata naturalmente nei bulloni, no? Per esempio, ecco, in questo caso abbiamo 1, 2 e 3 eliche, tre eliche che sono infilate l'una nell'altra, però vediamo anche che abbiamo una sezione trapezi a fianchi rettilinei, come abbiamo naturalmente appena spiegato, se immaginiamo di tagliare con questo piano passante per l'asse, ok? E naturalmente ho un passo assiale che è costante, altrimenti non riuscirei a ottenere l'ingranamento con la ruota. Ma il passo dell'elica è multiplo, ovviamente tramite un parametro intero che rappresenta il numero di principi, che in questo caso è uguale a 3, del passo assiale. Va bene? Ecco, noi abbiamo considerato la situazione in cui il moto entra da qui, cioè una situazione di moto diretto, quindi ruotando la vite io trasmetto il movimento alla ruota. Bene, allora il rapporto di trasmissione è molto alto, in questo caso la ruota è piccola, abbastanza piccola, perché ho, se non mi sbaglio, numero di denti che comunque si può contare, se non mi sbaglio uguale a 10, ma insomma non è così importante, ma posso avere anche delle ruote molto più grandi e quindi questo sta al numeratore e il numero di principi oscilla 1, 2, 3, questi sono i numeri, ok? Quindi un numero molto piccolo e posso avere dei rapporti di trasmissione 50-70 molto alti, quindi ottengo una grande riduzione di velocità e di conseguenza una grande moltiplicazione di coppia per il bilancio della potenza. Bene, ma queste sono delle considerazioni legate ad aspetti cinematici. Come sempre, mi sposto di qua, andiamo a effettuare delle considerazioni di carattere dinamico e quindi andiamo a considerare la trasmissione delle forze ed in particolare del rendimento, che in questa coppia gioca un ruolo molto importante. Allora, dobbiamo anche qui fare uno schema con un po' di attenzione. Rappresentiamo una traccia del dente della vite, quindi sto guardando dall'alto la vite, che naturalmente ha una forma tridimensionale, per farlo capire e metterlo in evidenza rappresento qualitativamente la vite in questo modo, quindi sto guardando dall'alto. Considero un asse che è perpendicolare all'asse della vite, ok? E immagino, secondo certe ipotesi, che l'accoppiamento avvenga in un punto. Naturalmente, come potete immaginare, visto l'affondamento dei filetti nella ruota stessa, diciamo che l'ingranamento chiama in causa naturalmente più denti, e quindi questa naturalmente è un'ipotesi che però ci consente di arrivare a dei risultati interessanti e sicuramente validi. Quindi questo alfa è l'angolo di inclinazione dell'elica, che naturalmente
è anche uguale a questo. E ora andiamo a considerare due proiezioni, perché come potete immaginare qui la trasmissione di forza ho una componente che, tenendo conto della forma del dente, che è quella della vite, che naturalmente è secondo questo piano ma è inclinata di un certo angolo che rappresenta l'angolo di pressione, ma in realtà noi stiamo andando a tener conto anche della forza d'attrito, quindi ho una forza che è perpendicolare alla traccia del dente, ma ho una forza anche che è parallela a questa, perché sarebbe la forza di attrito che si sviluppa, diciamo, sul fianco del dente. Quindi in realtà la posizione della risultante è una posizione sghemba nello spazio, e quindi dobbiamo fare un po' di attenzione per andare a mettere in evidenza le singole componenti. Ok? Al fine di rendere la cosa più intuitiva, consideriamo questa sezione, che sarebbe la sezione normale. Come al solito mi conviene, per chiarezza del disegno, spostare questa sezione al di fuori del disegno e la ribalto di pi greco mezzi. Quindi ciò che io vedo su questa sezione ribaltata è esattamente il dente visto in questa maniera, ma sto sulla sezione normale. Va bene? Quindi la traccia del dente è effettivamente questa. Sto sulla sezione normale, per cui il punto di applicazione della risultante in questa vista, va bene? Quindi traslata e ribaltata in questo senso, secondo questo asse, è la seguente. È una forza che naturalmente è perpendicolare alla faccia del dente ed è posizionata qui, ok? Questa è la forza totale, ok? La forza totale normale, a parte la componente tangenziale che ho qui, va bene? Come vedete è perpendicolare all'asse dente. Ma siccome questo è il dente di un rocchetto, scusatemi, della dentiera, noi sappiamo anche che questo angolo è uguale all'angolo di pressione. Ma quale angolo di pressione? Qui stiamo sulla sezione normale, attenzione, e quindi questo è teta normale, va bene? Ma siccome abbiamo qui rette rispettivamente perpendicolari, naturalmente anche questo angolo di elevazione della forza risultante è uguale a teta normale, va bene? Di questa forza vado a considerare questa componente sull'asse, va bene? Questa componente, e vado a considerare anche quest'altra componente. Siete? Eccola qui. Questa componente, che sarebbe F coseno di teta n, in realtà la posso traslare, riportare qui. La riporto qui. Va bene? Quindi ciò che vedo sul piano della lavagna, perché questa è la sezione ribaltata, in questo punto è esattamente questa componente. Questa componente, ve lo scrivo qui sotto, è F coseno di teta n ed è la stessa che ho appena rappresentato qui. Ci siete? Naturalmente quest'altra componente sarà F per il seno di teta n. Ma siccome questa è la sezione ribaltata, se io la rimetto in piedi in questo modo e la riporto in avanti, questa forza F seno di teta n qui è praticamente perpendicolare. Ci siete? Esce fuori. Va bene?
Benissimo. Ora, per essere più precisi, andiamo qui a rappresentare un sistema di riferimento che è il seguente. Quindi questo è x, y, z. Considero questo sistema di riferimento dove z coincide con l'asse della vite, è una perna destra, sempre con la regola della mano destra, x, y e z, va bene? Quindi in realtà se questa è la x sto così, x, y e z, va bene? Quindi y è uscente, per cui la componente che ho appena nominato, cioè la f seno di teta n, è esattamente la componente secondo y, va bene? Quindi qui la posso rappresentare con un cerchietto e con una punta che sta ad indicare un vettore che esce fuori dal piano della lavagna. Cominciamo a scrivere f di y secondo y è appunto uguale alla f per il seno di teta n. Per quanto riguarda le altre componenti, naturalmente devo fare riferimento a questa, ma questa posso ulteriormente proiettarla sull'asse z in questo modo e sull'asse x. Va bene? Andiamo quindi a rappresentare le altre componenti. Quindi ho la fx e la fz. La fz sarebbe uguale ad f per il coseno di teta n per il coseno di alfa, e la fx è f coseno di teta n per il seno di alfa. Va bene? Però attenzione, perché in questo caso io ho considerato soltanto la componente normale, cioè il caso ideale in assenza di attrito. Ma come vi ho preannunciato, in particolar modo per questa coppia di ruote, l'attrito gioca un ruolo molto importante e quindi non possiamo trascurarlo. Allora andiamo a tener conto anche della forza di attrito, che come vi ho già detto naturalmente giace sul piano tangente le superfici coniugate e quindi si trova esattamente qui, va bene? Questa forza è la forza di attrito, ma è la forza di attrito e pertanto sarà uguale a cosa? Prodotto del coefficiente di attrito dinamico, perché siamo in condizioni di strisciamento, e la componente normale totale. Qual è la componente normale totale? È la F. Quindi F piccolo, F grande, mi dà la componente totale della forza di attrito che giace su questo piano. Ok? Detto questo, devo naturalmente tener conto in queste espressioni anche delle componenti della forza di attrito, che sarebbe questa gialla che ho appena rappresentato. Quindi anch'essa va proiettata sugli assi z e x, ed è quello che vado a fare, ecco qui. E vado naturalmente a completare la scrittura delle formule che abbiamo appena sviluppato. Quindi ho una componente, vedete, fz, che si oppone a quella dell'altra forza, come vedete ha un verso opposto alla z, quindi qui devono aggiungere algebricamente, quindi con un meno, che cosa? F grande per il seno di alfa, mentre sulla componente y questa componente della forza di attrito è concorde, quindi positiva, per cui qui ho un più f grande naturalmente con un coseno di alfa.
può essere utile considerare anche una sezione secondo quest'altro asse piuttosto che la sezione normale, ok? E quindi posso andare a rappresentare il dente anche qui, sempre ribaltato, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto rispetto all'asse normale. Come vedete otteniamo sempre una sezione trapezia, ma attenzione, è diversa, perché in un caso vado a tagliare la vite perpendicolarmente a questo A, quindi inclinato di alfa, nell'altro caso guardo praticamente con un piano che passa per l'asse, no? Quindi una sezione frontale, una sezione normale. Qual è la differenza? Attenzione, come abbiamo visto per le ruote elicoidali, la differenza è che questo angolo è sì l'angolo di pressione, ma è l'angolo di pressione sulla sezione frontale, quindi non è teta n, ma è proprio teta. Va bene? È proprio teta. E qui posso andare a rappresentare quest'altra forza che è perpendicolare a questa sezione e che quindi è inclinata rispetto all'orizzontale di un angolo teta. Ecco, ricorderete senz'altro che esiste naturalmente una relazione che abbiamo già dimostrato a proposito delle ruote elicoidali, che la tangente di teta n è uguale alla tangente di teta per il coseno di alfa. Ok? Legame tra l'angolo di pressione sulla sezione frontale, l'angolo di pressione sulla sezione normale e l'angolo di inclinazione dell'elica. Tant'è vero che se alfa fosse uguale a 0, coseno di 0 e 1 e i due angoli di pressione vengono a coincidere, quindi ritorneremmo al caso delle ruote a denti dritti. Va bene? Quindi in questa relazione dove compare teta n, io posso agevolmente passare da teta a teta n per il tramite di quest'altra relazione dimostrata a suo tempo. Bene, come avete ben capito, qui abbiamo ancora una volta anche la presenza di forze assiali, ok? Perché come vedete sull'asse Z, che rappresenta l'asse della vite, io ho delle componenti importanti, va bene? Ecco, la forza trasmessa è rappresentata dall'altra componente. Allora, adesso andiamo a fare un altro ragionamento che è finalizzato alla determinazione del rendimento, che come vi ho preannunciato è un aspetto importante, in particolare per questa coppia di ruote dentate. Allora, facciamo ancora uno schemino, diciamo, qualitativo per focalizzare l'attenzione sugli aspetti di maggiore interesse per quanto stiamo a dire. Quindi, questo è sempre Ocon 2. Qui abbiamo ora, dobbiamo ragionare sulle coppie, quindi questa è una coppia motrice che è concorde con la velocità angolare della vite e questa naturalmente è la ruota, quindi qui questa distanza è naturalmente R2, questa distanza è naturalmente R1, va bene? E allora se riportiamo il sistema di riferimento di cui abbiamo appena parlato, lo portiamo qui sopra, qui abbiamo un Y, vedete, che è uscente da qui, quindi è l'asse che poi va ad intersecare l'asse O2, va bene?
Quindi in realtà la nostra y in questa vista è data da questo asse orientato, va bene? Poi ho un asse z che è parallelo all'asse della vite, questo è z, e immaginando che questa sia una rappresentazione in tre dimensioni, l'asse x diciamo che sarebbe uscente, va bene? Immaginando di avere una rappresentazione tridimensionale, no? Quindi immaginiamo di dare la terza dimensione e questa sarebbe l'asse x, quindi come al solito è una terna destra che è questa, vedete, x, x, y, z, va bene? Allora, qui abbiamo una rappresentazione delle tre componenti ed in particolare a noi interessa mettere in evidenza queste componenti per poi esprimere le coppie. Quindi possiamo scrivere che la coppia motrice sarà uguale per l'equilibrio alla rotazione della vite ad fx per r1, perché ho una x che naturalmente ha questo braccio e quindi ho una fx per r1. Analogamente per l'equilibrio alla rotazione della ruota io avrò una fz per r2, ok? Perché la fz, come vedete, è chiaramente ha un braccio r2 rispetto al centro di rotazione o con 2, quindi c con r è uguale ad fz per r2. Andiamo a sviluppare singolarmente queste due equazioni sostituendo le espressioni che abbiamo ricavato prima per quanto riguarda le componenti. Quindi c con n uguale fx r1, ma fx sarebbe f coseno theta n seno di alfa più f f grande coseno di alfa moltiplicato per r1. L'fz è f coseno di theta n coseno di alfa meno ff seno di alfa per r2. Queste sono le espressioni delle coppie che abbiamo ottenuto dall'equilibrio della rotazione rispettivamente della vite e della ruota. Ora sviluppiamo queste relazioni perché possiamo esprimere il rapporto di trasmissione, lo scriviamo qui, il rapporto di trasmissione lo possiamo scrivere anche in questo modo, cioè come R2 diviso R1 per 1 sulla tangente di alfa che è anche uguale a Z2 su Z1, e da questa quindi posso ricavare che R2 diviso R1 sarà uguale a Z2 diviso Z1 per la tangente di alfa. Un modo diverso di esprimere il rapporto di trasmissione che chiama in causa l'angolo di inclinazione, l'inclinazione dell'elica. Ok? Allora, se andiamo a considerare il rapporto della coppia resistente sulla coppia motrice, che mi serve per arrivare ad esprimere il rendimento, che cosa otteniamo? Allora, devo riscrivere questa, quindi ho f coseno di theta n coseno di alfa meno ff seno di alfa diviso f coseno di theta n seno di alfa più ff coseno di alfa, va bene? R2 diviso R1. Ma abbiamo appena detto che R2 R1 può essere espresso come
come z2 diviso z1 per la tangente di alfa. L'espressione del rendimento è comunque uguale al rapporto della potenza in uscita rispetto alla potenza in ingresso, giusto? Quindi la potenza in uscita diviso la potenza in ingresso. Ma la potenza in uscita in questo caso è proprio C con R per la omega 2 diviso la potenza in ingresso che è C con M omega 1, giusto? Ma qui compare C con R su C con M, cioè l'espressione precedente. Va bene? L'espressione precedente che possiamo andare a sostituire. E poi compare che cosa? Omega 2 su omega 1. Ma omega 2 su omega 1 è l'inverso, per come l'abbiamo definito, del rapporto di trasmissione. Allora, F coseno di teta n coseno di alfa meno ff seno di alfa, questo rimane per il momento uguale. Qui ho un f coseno di teta n seno di alfa più ff coseno di alfa. Qui sostituendo ho z2 diviso z1 per la tangente di alfa, ma ci manca omega 2 su omega 1, ma omega 2 su omega 1 è l'inverso di quello, quindi è z1 diviso z2. Questa è l'espressione del rendimento. Capite bene che questo e questo si può semplificare e quindi possiamo ulteriormente sviluppare questa relazione per poi fare delle considerazioni pratiche finali. Quindi, siamo arrivati a questa espressione, proseguo qui. Quindi questo è il rendimento. Allora, cos'è che possiamo fare? Se io vado a mettere in evidenza il coseno di alfa per quanto riguarda il numeratore, qui scrivo coseno alfa che moltiplica f coseno di teta n meno ff, avrei seno sul coseno di alfa, cioè tangente alfa, quindi qui rimane tangente di alfa, va bene? Poi nel denominatore vado a mettere in evidenza il seno di alfa e quindi ottengo f coseno di teta n seno, qui rimane niente perché si semplifica, non sono in evidenza, quindi più ff, ho messo in evidenza il seno, quindi qui ho coseno alfa sul seno di alfa, per cui qui ho la cotangente di alfa. Naturalmente qui era rimasto un tangente alfa che lo riporto qui. Ma se noi guardiamo questo termine e guardiamo questo, vediamo che si può semplificare, perché questo sarebbe coseno su seno, cioè 1 su tangente, quindi questo va via insieme a questo. E otteniamo questa espressione che può essere comunque ulteriormente semplificata perché la f scompare perché si può semplificare. Quindi eta, espressione finale, è uguale al coseno di teta n meno f tangente di alfa diviso coseno di teta n più f cotangente di alfa. Questa è l'espressione del rendimento di questa coppia di ruote in cui naturalmente compare il coefficiente di attrito. Capite bene che se f è uguale a 0, eta è uguale a 1.
ok? Quindi possiamo subito verificare che la formula sta in piedi, va bene? Ma attenzione, perché questa formula noi l'abbiamo ricavata considerando il moto diretto, cioè che l'ingresso del moto è sulla vite e l'uscita è sulla ruota, no? Perché abbiamo considerato come potenza di uscita, vedete, C con R è omega 2, come potenza in ingresso C con M è omega 1, omega 1 è quella della vite. Quindi questa è valida, scrivo qui, per il moto diretto. Va bene? Ecco. Bene, il discorso è interessante perché possiamo aggiungere delle considerazioni per quanto riguarda il moto inverso. Cioè il discorso è, e se noi diamo come input il movimento della ruota elicoidale, cioè il motore lo vado a mettere sulla ruota piuttosto che sulla vite, che cosa succede? Evidentemente questo rendimento si inverte, no? Perché quello che era l'ingresso e l'uscita si scambiano di ruolo. Ma non è proprio così immediato, dobbiamo tener conto anche di qualcos'altro. Allora, ragionando con il modo inverso, per queste semplici considerazioni che abbiamo appena fatto, noi possiamo scrivere che L è uguale all'inverso di questa, ma non soltanto l'inversa, in realtà si scambiano anche questi segni. Perché? Perché la forza di attrito, cambiando il modo relativo, cambia di segno anche la forza di attrito. Quindi non soltanto le potenze motrici e utili sono scambiate, ma cambia anche il segno. Allora attenzione, posso scrivere in questo modo: è uguale al coseno di teta n, il meno rimane f cotangente di alfa diviso il coseno di teta n, il meno diventa più f per la tangente di alfa. Questa è l'espressione del rendimento per il moto inverso alla luce delle considerazioni che abbiamo appena fatto. Allora vedete che qui compare un parametro caratteristico della vite, che del filetto, della sezione del filetto, no? Perché questo è l'angolo di pressione della sezione normale. Quindi noi possiamo anche pensare di liberarci di questo parametro in qualche modo nella formula per fare appunto delle considerazioni diciamo più semplici, perché vado a semplificare la formula che abbiamo appena scritto. La cosa può essere fatta in maniera semplice, perché posso mettere in evidenza il coseno teta n in questo modo, quindi coseno teta n che moltiplica 1 meno f diviso il coseno di teta n che moltiplica la cotangente di alfa. Analogamente al denominatore metto in evidenza il coseno di teta n che moltiplica 1 più f diviso coseno di teta n per la tangente di alfa. Allora questo teta n, come vedete, va via qui, rimane qui, ma in realtà noi possiamo fare qualcosa di simile a quanto abbiamo fatto, se vi ricordate, per le trasmissioni a cinghie, quando abbiamo introdotto un coefficiente d'attrito virtuale nel passaggio dalla cinghia piana alla cinghia trapezoidale. Quindi questo termine qui lo posso rappresentare come un F', ok? Come un coefficiente di attrito virtuale, che è dato dal rapporto del coefficiente reale, che dipende dai materiali a contatto, e questo teta n, che è l'angolo di pressione nella sezione normale, che è caratteristico del filetto, va bene? Che poi in realtà è unificato, perché se noi prendiamo questo valore a 20 gradi, allora diciamo questo è quello che otteniamo, va bene?
qui mettiamo in evidenza, in realtà la parentesi qui starebbe fuori, eccola qua. Quindi eta lo possiamo esprimere in questo modo e abbiamo quindi 1 meno f' cotangente di alfa diviso 1 più f' per la tangente di alfa. Va bene? Quindi possiamo scriverla in questo modo. Detto questo, noi possiamo avere una situazione di irreversibilità del moto quando il rendimento va a zero o addirittura diventa negativo. Va bene? Allora, se io vado a imporre qui la condizione per cui eta è uguale a zero o minore di zero, quindi minore o uguale di zero, naturalmente che cosa succede? Che qui posso ottenere questa espressione che l'f' diventa maggiore o uguale della tangente di alfa. Quindi, come vedete, arriviamo a questa espressione molto semplice per caratterizzare l'irreversibilità del moto. Perché quando f' che è uguale ad f sul cosente da n è maggiore o uguale della tangente di alfa, il rendimento è minore o uguale di zero e quindi è irreversibile. Ok? Cioè non posso dare come input del moto una coppia sulla ruota perché la vite non si muove. Ok? Ecco, questa caratteristica è molto importante dal punto di vista applicativo, perché quando il movimento diventa irreversibile, naturalmente è una sicurezza. Quindi se io vado ad applicare questo riduttore nei montacarichi, negli apparecchi di sollevamento, uno, c'è un grande rapporto di trasmissione nel moto diretto e quindi una grande moltiplicazione di coppia. Due, fermo restando la presenza di un freno naturalmente di sicurezza, ma il moto inverso, se è progettato in modo tale da avere f' maggiore o uguale della tangente di alfa, non è possibile, cioè si blocca da solo. Okay? Cioè se il motore cessa di agire e quindi di esplicare una coppia e invece c'è un carico appeso che chiaramente determina un moto inverso che diventa chiaramente generatore della coppia motrice, non si muove. Non si muove perché il moto inverso non è consentito se è rispettato questo, perché questo porterebbe ad avere un rendimento minore di zero. Va bene? Oh, tenete conto che come ordine di grandezza questo angolo di inclinazione della vite in genere non supera i 45 gradi. Quindi questo alfa, diciamo, sta in un range, diciamo 0,45, naturalmente 0 non ha senso, ma giusto dal punto di vista matematico definire un intervallo. Bene, perché alfa uguale a 0 dovrebbe dire che non ho filetto, no? Cioè se alfa uguale a 0, tu il passo a lei che è uguale a 0. Giusto? Quindi non ha senso. Però quello che ci interessa per queste considerazioni è che il valore massimo in genere è 45 gradi. Ma se questo è 45 gradi, la tangente a 45 è 1 e quindi l'f' deve essere maggiore o uguale a. Bene, tenete conto che questo è un f' comunque maggiorato perché è diviso per un termine minore di 1, quindi naturalmente non è così difficile avere un coefficiente di attrito virtuale in questo caso, perché è diviso per il coseno di teta n maggiore o uguale di 1. Va bene? Tenendo conto che questo è il valore massimo, ovviamente, perché se poi mi metto qui per esempio a 30 gradi, questo non è più 1 ma è più piccolo e quindi si supera più facilmente. Tanto è vero che se noi torniamo a guardare anche ad occhio questo filetto, ci rendiamo conto che già a occhio si vede che non è 45 gradi ma è molto più basso. Ok? Quindi quel valore 1 è anche un valore massimo. Ok? E quindi
diciamo che questi meccanismi sono solitamente irreversibili e quindi l'input del moto avviene sulla dita. Questo si può verificare facilmente anche manualmente. Se voi avete un riduttore smontato, provate a girare con la mano la vite, riuscite a far girare la ruota. Se provate a far girare la ruota, la vite non gira. Provateci per credere. Va bene, facciamo una pausa.